Michela, non so se ci sia stato, c'è stato un momento in cui ti sei sentita come regista in una scena un po' in difficoltà? Magari mai, quindi non so. No, non ho sentito difficoltà perché mi sentivo sempre molto, molto collaudata insieme al gruppo di lavoro, eravamo sempre molto tutti allineati. Sicuramente forse come attrice ho sentito momenti di debolezza, di fragilità, per esempio nella scena in cui Desiree e i Mazzoni, quando stanno tutti a casa dei Mazzoni, dove c'è Bruno che litiga con il papà di Desiree, quella era una scena emotivamente molto difficile per tutti quanti noi, dove poi finisce con appunto si va in tragedia, si va all'ospedale perché si taglia le vene il fratello di Desiree. Lì emotivamente era molto complessa perché dovevamo avere tutti quanti noi un'emozione diversa. C'era la rabbia di Max nei confronti di Bruno, e la stessa cosa la rabbia che aveva Bruno. Anna comunque un personaggio che stava lì in ascolto, ogni tanto doveva dare comicità con le battute. Il personaggio di Matteo era in completa sofferenza, e così Desiree che vedeva, era una pallina Desiree, veniva palleggiata tra padre e ragazzo, e compagno, e quindi ognuno aveva un sentimento diverso e tutti quanti però in quella tavola non guardavano la sofferenza di quel ragazzo che stava in depressione. E quindi lì da attrice ho sentito che insomma dovevamo fare una scena importante, dovevo essere molto concentrata. Spesso quando sono andata a montare il film c'erano dei momenti, i primi piani miei, che stavo lì che controllavo gli attori, che guardavo come stavo recitando, quindi mi sono anche tagliata nel montaggio, perché poi spesso guardavo Max, guardavo Sergio, sono stati bravissimi in quella scena, li ho trovati eccezionali, superlativi, hanno fatto una scena ed erano impeccabili, tutte le volte l'hanno fatta erano sempre uguali, impeccabili, avevano la stessa energia, e quindi lì ero insomma emotivamente sicuramente anche scossa, perché era molto difficile. Poi insomma le scene intorno al tavolo come sono, Luca? Non sono mai facili. Difficile, tutti che si incrociano gli sguardi, c'è un problema continuo, sì, però molto bene. Il fatto di aver coinvolto, ed è bravissimo, Giovanni Veronesi, no? C'è un regista che fa attore, una piccola parte, quindi e la regge benissimo, no? Perché è veramente cinico e personaggio, lui non è così. Come ti è venuto in mente, Giovanni? Allora, volevo mettere in scena un regista, un vero regista. Ho detto, però, mi serve un regista che sia tanto conosciuto, poco conosciuto, perché ormai comunque i registi sono conosciuti, perché siamo nel mondo dei social, insomma è molto più facile adesso identificare un regista. Un tempo i registi, quando uscivano, era veramente una rarità, no? Adesso è più facile dare un volto ai registi. E il volto di Giovanni mi piaceva perché Giovanni fa la radio, Giovanni comunque è molto musicale, sa recitare, e quindi gliel'ho proposto e lui proprio amichevolmente mi ha detto di sì. Ed è stato un regalo che ha fatto, perché tra l'altro ha fatto benissimo quel personaggio. Ci si crede proprio.